Bello de zio. Ho i foglietti in mano. Dobbiamo fare i pronostici della domenica sulle partite per le qualificazioni ai mondiali. Se volete continuare a vincere insieme a noi, perché parecchia gente ci sta ringraziando, perché grazie ai nostri consigli stanno vincendo delle belle cifrette, seguiteci dopo il siglino. Sigla. Sento la sigla dei Simpson della ci stanno. Mamma e papà se stanno a vedere i Simpson. Ma tu te rendi conto? Vabbè. Bella a tutti. Ciao ragazzi. Salve a tutti. Siamo tornati con questo nuovo video perché vogliamo fare appunto i pronostici della domenica delle partite nazionali, qualificazione ai mondiali. Mazza come parlo veloce. Russia 2018. Dai. Vai. Cominciamo? Come l'altra volta. Io te dico la partita. Trovata. Tunisia-Guinea. Allora, la Tunisia è quotata 1,74. Il pareggio a 3,40. La Guinea a 4,20. 1. Bravissimo. Come fa a saperlo? Perché sta scritto qua. No. Perché l'avevamo già preventivato. Ma sì, vabbè. Assolutamente sì. Tunisia, che dovrebbe essere assolutamente superiore, gioca in casa, c'ha qualche bel giocatorino tecnico che a me personalmente piace parecchio. E nel complesso io dico che l'uno potrebbe verificarsi abbastanza agevolmente. Zambia-Nigeria, vai con la seconda partita. Allora, Zambia che viene quotata a 3,10, il pareggio a 3,15, la Nigeria a 2,15. Vi dico la verità, quote molto molto particolari. Ho visto un flusso di scommesse tutto verso lo Zambia e il pareggio. Quindi la quotazione della Nigeria sta, no, non sta scendendo, sta salendo. Che cosa significa? Che è molto probabile che lo Zambia possa fare qualcosa di importante. Sì. Sono due squadre africane. Io quando vedo giocare due squadre africane di solito metto sempre il gol, perché ragazzi al 90% se verifica. Il gol in questo caso lo approvi? Sì. Lo appoggi? Lo appoggio tutto. Ok, me lo appoggi allora. E lo appoggio bene. Va benissimo così. Algeria Camerun. Allora, Algeria-Camerun, ci abbiamo l'Algeria che è quotata 1,71, il pareggio a 3,50 e il Camerun a 4,15. Il Camerun è una squadra molto ostica che, visto che giocano comunque due squadre africane tra di loro, potrebbero tranquillamente farsi gol l'una con l'altra, ma io mi sento che il tasso tecnico degli algerini gli permetterà di portarla a casa. Sì. Negli anni l'Algeria ha fatto un'evoluzione a livello tecnico impressionante. Abbastanza importante. Il Camerun forse si è andato proprio a regredì. È più solida come squadra. Sì, è Camerun, più solida, ha più esperienza pure. Sicuramente. Però l'Algeria, ragazzi, è un'ottima squadra. Io metterei uno secco. Sì. Me lo appoggi pure mo'? Sì, va bene l'uno secco. Mamma mia, due appoggiate nel giro del secondo. Congo-Egitto. Non è Mongo-Egitto, non ve sbagliate. Perché i mongoloidi sono... giocano in Eccola Mongolia. Qua. Allora, abbiamo il Congo a 2,50, il pareggio a 3,10 e l'Egitto a 2,55. Questa sarà una partita molto scorticata e molto sentita. Questa potrebbe essere da tripla, eh? Potrebbe essere da tripla. Io mi sento di rischiare l'X2. X2? Sì. Un Me gol? La so no. Potrebbe anche starci il gol tranquillamente senza alcun problema, quindi seguite voi il consiglio che ritenete più opportuno, o gol oppure X2. Il signor Gabone dice X2, io in realtà vorrei rischiare proprio il 2 dell'Egitto, però è vero che è una partita veramente delicata, quindi per quello avevo coperto con l'X2, vabbè, a voi l'ardua sentenza come sempre, a sto giro non me lo appoggia. No. E va bene così, Galles-Georgia. Eccola qua, abbiamo il Galles a 1,22, quindi una quota molto molto bassa, col pareggio a 3,50 e la Georgia a 10. È calato il Galles, quando l'ho visto io stava a 1,45. Ah, madonna. E quindi io avevo detto 1. L'uno più over? Sì. Gareth Bale, Coso, Ramsey, quello che mo se infortunano tutti e non giocano, però secondo me sì, dai, 1 più over 2,5 ovviamente. Quindi, over 2,5, sì. Vittoria Galles, almeno 3 gol, vai. Andiamo avanti. Serbia-Austria. Austria. La Serbia è quotata a 2,20, il pareggio a 3,10 e l'Austria a 3. Ecco, è una partita scorticata, in cui l'Austria deve andare a giocare in Serbia, visto l'ultima partita dell'Austria che ha fatto 2-2... e avevo già pronosticato il gol e l'avevo beccato, io mi risento ancora un gol da entrambe le formazioni almeno, ma potrebbe finire anche peggio, quindi confermo, io dico gol. Lui me lo appoggia. Andiamo a Macedonia Italia. Eccola qua, Macedonia che viene quotata a 10, il pareggio a 5,50 e l'Italia a 1,18. Allora facciamo una piccola premessa: noi di solito l'Italia
è raro che la giochiamo quando gioca fuori casa e c'ha queste quote un po' bassine. Sì, sì. Poi diciamo la verità. Diciamo. Squadrette tra virgolette, perché se l'Italia gioca come ha giocato il primo tempo con la Spagna, la Macedonia ce ne fa tre. Ma la Macedonia non c'ha il tasso tecnico e tattico della Spagna. Io avevo pronosticato un 2 più over. Sì, pure per me potrebbe essere la soluzione ideale. Scusate, ma ogni tanto c'ho... Mi ha attaccato qualcosa comunque. Sì, può darsi. Perché mi comincio a sentire un coccolone qua che mi fa... Vabbè. E Albania-Spagna. Ok. Pure questa diciamo che è sulla farsariga dell'Italia. Però Albania-Spagna... Vabbè, volevo... l'Albania però è più forte rispetto alla Macedonia. Assolutamente sì, ma la Spagna è pure più forte rispetto all'Italia. Sì. Vai. Quindi abbiamo l'Albania 8, il pareggio a 4,50 e la Spagna 1,28. 1,28, se voi mettete 1 più over... Anche perché 2 più over, attenzione. 2 più over, non ho detto, ho detto 1. Hai detto 1. Scusate. 2 più over potrebbe essere una quota un po' più elevata rispetto a quella dell'Italia. Poi considerate comunque che l'over potrebbe essere più probabile perché l'Albania del nostro italiano, come si chiama? Gianni De Biasi. De Biasi, non mi ricordavo il nome, può essere veramente ostica, perché insomma dimostra con formazioni del suo calibro di saperci fa proprio una grande. L'Albania è tosta tosta. Un contropiedino, secondo me se la potrebbe cavare meglio dell'Italia e piazzaglielo alle spalle anche alla Spagna. Alle spalle. Alle spalle. Se ve lo sentite metteteci il gol ragazzi, ma è rischiosissimo perché potrebbero darlo a più del 2. Altrimenti andate sul 2 più over. Finlandia-Croazia e chiudiamo qui il discorso. Eccola qua, l'abbiamo trovata, Finlandia-Croazia, ci abbiamo la Finlandia 5,70, il pareggio a 3,60 e la Croazia 1,52. Non aggiungo altro, secondo me a 1,52 è un'ottima quota, anche perché la Finlandia è nettamente inferiore alla Croazia, che c'ha Mandzukic, che c'ha Perisic, c'ha come cazzo c'ha si tutti, c'ha tutti, Kovacic, c'ha tutti quelli che fanno cic ce l'ha. E qui so, ce ne stanno parecchi che sono forti ragazzi. Mamma quindi mia. Secondo me io pensavo che gli europei sarebbe arrivata molto più avanti di quanto è arrivata. Poi alla fine vabbè ci sono stati dei problemi Con il Portogallo. Portogallo è uscita ai rigori praticamente. Va bene così. Mi ricordo bene. Supplementario rigori. Supplementario rigori. Vabbè una comunque sia. No mi sa che non ci sono arrivati ai rigori. Però comunque quello insomma il discorso. Ci siamo capiti. Se volete nuovi pronostici. Che cazzo devo c'è? Non lo so. Se volete ecco, nuovi pronostici che possiamo fare, lo ricordi te? Su qualunque cosa su volete, qualsiasi ragazzi, cosa basta che ce lo chiedete. Noi pronostichiamo anche vostra zia quando va al bagno. Se magari ce lo chiedete lo facciamo. Lo pronostichiamo noi, ma forse non ci sono le quote. Potrebbe esserci questo rischio. Le possiamo fare noi le quote. Potremmo diventare dei bookmaker abusivi. Va bene. Va bene. Quindi almeno 300. Almeno 300 like per i prossimi video. Li facciamo sulla serie A i pronostici, li facciamo sulla serie B, sulla serie C. Fatecelo sapere nei commenti perché noi seguiamo sempre i vostri consigli. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale perché sta diventando troppo lunga la situazione. Poi diventa una cosa. Ci andiamo a vedere i Simpson. Sì, 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 voglio. Voglio andare a vedere i Simpson. Siamo dei fan incalliti. Alla prossima.